visto anche il poco tempo. Ciao a tutti, andiamo a vedere insieme questo joystick per smartphone e tablet, o meglio questi due joystick per smartphone e tablet marcati Shenzhou. I joystick arrivano all'interno di questa confezione di plastica, cartone, e diciamo che sono uno per il pollice destro e l'altro per il pollice sinistro. Sono pensati essenzialmente per essere usati come dei controller nei giochi di macchine, di corsa, sia su smartphone che su tablet. Per quanto riguarda i materiali, si tratta di una plastica abbastanza dura ma anche flessibile, come potete vedere. Abbiamo poi sulla parte centrale questa, diciamo, zigrinatura dura dove va ad appoggiarsi il pollice, che conferisce quindi un grip abbastanza buono. Poi abbiamo due ventose che devo dire sono abbastanza aderenti e non occorre porci dell'acqua o della saliva, quindi diciamo che si attaccano in maniera più che buona al display. In termini di dimensioni abbiamo poi un diametro di 1 cm delle ventose, mentre abbiamo la parte che poi appoggia sul touchscreen del vostro mobile, del vostro device, comunque è di 3,5 cm. Come potete sentire dall'audio, sto andando a provare su un gioco di macchine noto a molti di voi. Andiamo a abbassare un attimo il volume, Real Racing 3. Andiamo a posizionare i joystick. Allora, questo per il pollice sinistro lo posizioniamo qua, mentre quello per il pollice destro posizioniamo da questa parte qua. Come potete vedere, le ventose sono belle aderenti, non ho messo acqua o saliva. Adesso andiamo a provare insieme Real Racing 3. Andiamo. Ho messo l'acceleratore automatico. Ecco. Questo è il freno. Giriamo il volante. Vediamo un po'. Diciamo che ho perso un po' l'abitudine di giocare a questi giochi, visto anche il poco tempo. Comunque, come vedete, il joystick risponde bene al touch e nonostante abbia un vetro temperato al di sopra dello schermo del device.